la pietra, scusa. Signora, sono Maria, chiamo da Wind. Chi sei? Maria, chiamo da Wind. E che vuoi? Signora, io la chiamo perché lei è una delle pochissime fortunate estratte per ricevere un bonus eccezionale. Pensi che con soli 10 euro al mese lei potrà avere 2000 minuti, 2000 messaggi e ben 20 giga. Senti, bega, io cristiana anziana sono, ne capisco niente di queste cose. Oh, non mi interessa niente. Ma che bella notizia, signora. Allora è l'offerta che fa per lei. Perché potrà chiamare chi vuole e farsi tenere compagnia al telefono dalle sue amiche, dai suoi familiari, da chiunque. Un pelastro che tengo le foglie sul fuoco. Signora, guardi, facciamo subito, Lei non deve fare altro che rispondere sì ad alcune domande che io le farò e attiviamo l'offerta. Non rispondo a niente, ma fatica meglio per lei. Signora, stiamo lavorando per lei, no, pensi un po'. Guarda, chiudi il telefono che non mi interessa niente. Allora, signora, senti, cominciamo subito, va bene? Poi attiviamo subito l'offerta. Senti, tocca a tanto le faccio una bella domanda. La festa qua è... Alla mia convenza Dio, mi chiamane! Ma a che mangiare io? Pietra, ma... Urmi nel nero, di via! Che intorno a quella di qua da Naccio! Naccio, che intorno a quella di qua! Pronto! Sì, pronto, buongiorno signora, sono Maria Consiglia e le consiglio di passare a Tim. Senti, non c'è la padrona di casa? Ah no? È andata in vacanza, fra un anno e torna, sai? Ma che bella notizia, sì. La signora ha preso l'anno sabbatico. Bene, sì. Bene, sono veramente contenta. Allora mi sa che posso parlare con lei, che è la referente per quanto riguarda la bolletta telefonica, è la vicina di casa, sono tuo capello, una da mangiare le musci. Ma che notte a quattro tavole di opera! Ma che signora solerte! Bene, allora sarà una persona di fiducia sicuramente. Perciò posso fare a lei questa offerta. Non mi interessa. Pensi che Tim, per soli 10 euro al mese, le dà la possibilità di avere 8000 minuti, 8000 messaggi e 100 giga, signora. Senti, non sono io la padrona, chiudi bella, me la devo dire. Guardi che quando ritornerà a casa la padrona veramente sarà contentissima. Sì, ma fate tanto. Ma no. Chiudi, chiudi. Vedrà che sarà veramente contenta. Allora, senta, le faccio una domanda, signora. Sì, a partita IVA? Non so se è partito IVA, mi viene. Signora, guardi, ascolti, attiviamo l'offerta e vedrà che non se ne pentirà. Adesso le faccio qualche domanda, dopodiché possiamo subito passare all'attivazione, va bene? Cominciamo subito. Allora. Non potevo una vita cantata. Allora, pronto? Sì, pronto, buongiorno signora, sono Siria e chiamo d'Egitto per Vodafone. Chi sei? Sono Siria e chiamo d'Egitto per Vodafone. Senti, bella, esci dalla piramide che non ti capisco, non lo parli. Aspetta che esco di sarcofago. Ecco. Allora, signora, mi senti? Ci stai provando. Che bella voce squillante! Brava signora, se mantiene bella sembra una ragazzina. Ma piada che cuccia fiata. Sicuri che è maggiorenne? Perché posso parlare solo con maggiorenne. Signora mia bella, facciamo offerta eccezionale. Vodafone con 10 euro al mese. Da un'offerta bellissimo. Pensa che tu puoi avere
1.400.000 minuti, 1.400.000 messaggi e 2.469.467 giga, signora! Se chiami di nuovo, chiami il carboniere! Signora, signora, sta calma, sta calma, io faccio il mio lavoro! Allora faccio domanda, lei naviga? Lo faccio manco un nato, buca navico! Signora, perché questa ostilità? Perché vuole chiamare carboniero? Perché pensa di anche un mangiare! Signora, io sto lavorando! Per persone! E calma, lo stacco il telefono! Ma casa mia non chiamano me, bisogna che sti minchi di casa! Ma non si corrompo, ma... Urmi la porta, ma ti mangio la pulita! Chi è? Carminetta? Tassi, Pino, Tassi! Tassi, fammi fare un bestialismo! Tassi! Stati sentuti, dai, c'è successo? Sta male, aglio, non sta chiamane! Ma chiamine? Ora ne vengono nei Cicas! I Cicas? La fiata marito, ma l'ha piantata fuori, tutte sono rubate, c'è cazzo che devo fare io! C'è fatto il problema? All'ultima, 2 miliardi che me ne vengono! I Cicas! Ma io non posso decentino, me lo mi salivo almeno! Ah, ma mo' i Cicas per telefono vieni da me? Sì, ne vedo da Timmy, da Vodafone, da... Ah, i Cicas, qual è il Cicas? Cazzo faccio io, fa beta su... Vabbè. Ci fai sanno, Dio. Comunque qua c'è una lettera, penso io. Una lettera? Perché non tengo i piedi all'estero, chi mi scrive? Non è la carta da luce, come da dire? No, non torna. Ma che vuole la più pagata? Ma qui ogni 2 mesi arriva. E sono passati già? Evidentemente sono passati. Gesù Cristo, mio, che croce coperta oggi! Mamma! Mamma! Non senti che non tengo il chiavi di vicino? Questi sono di lontano. Quanto è per l'anima delle morti, vedi te? Ah, mi piace qua. Mamma, che fiacchezza sto mettendo. 340 euro. Ehi, Carmine, ehi, non è tutto consumo. Ustieri come te. Non è tutto consumo. Ma no, canone, IVA, diritti fissi, oneri e trasporti. Chi mi hanno trasportare? Lasche, non voglio spicciare voi. Guardate, consumo 20 euro su tutta. Mamma mia. Ui. Senti figlio mio, quando scade? È scaduta già. Come? Così vuoi mannutta? Ma evidentemente lo portino non è passato. E non c'è sempre più portino? No, dipende, l'ufficio c'è che manna, poi noi tra una chiamata e l'altra ne scordiamo e poi arriva con la mora, capito? Non ha che bisogno di nuda mora, che io servizio lo faccio solo a casa. Carminetta, io già è muto dalla giornata qua, tocca a te figli, dai. Senti, per l'anima dei morti, come una mamma tua, dimmi che non mi ha trovato a casa. Mamma, posso portare la carta di diavolo, Carminetta, tocca a te figli, se non vieni a venire in Equitalia. Sanno mangiata l'Italia. Sanno mangiata. Mamma fiacca, porta. Sì, allora posso tapire con me, no? Perché non vai direttamente all'ufficio del nonno? Ah, tu stai a sto nonno. Te costi un giro merda. Ma dai, ciao, me. Ciao, faccio se riscolte, non giuro. Va bene, dai, ne spieghi tutte le cose e poi mi dici... 340 euro, come 340 fulmini. Oh, non ti preoccupare. E se ne dai, che io vado a stare zitto. Sì. Mamma. Un sacco di pratiche arretrate, un sacco di crediti da riscuotere e qui va male, molto male. Ma qui dobbiamo recuperare, altrimenti l'azienda va in fallimento. No? Non è possibile. Ma guardate, no. No, addirittura un anno di bollette non pagate, addirittura questo signore veramente... no? Qui altro giro, altra corsa. Buono. Vabbè, cominciamo a chiamare, via. Ma qui è? Sì, va bene. Dici solo, sì, grazie. Ha 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 ha!
Buonasera. Buonasera signora, buonasera. Tu sei il signor Enel? No signora, il signor Enel non esiste. Come non esiste l'istituto? Come non esiste? Ma ti hanno detto venire qui. Chi le ha detto di venire qui? Un postino mio ha detto vai dal signor Enel e io voglio contare qui lui impersonalmente a qui. Signora mi scusi, io non voglio insistere, però lui impersonalmente non c'è, non esiste una persona fisica, esiste un istituto e poi ci siamo noi, io sono un funzionario. No, Gesù Cristo mio, tu sei un funzionario, lui non esiste. E non stiamo rincacciare questo. Facciamo così signora, si accomodi, vediamo se la posso aiutare. Ho cammessetto io, figlio mio, va? Prego. Ma io ho quell'anno che non mi fido più. Cosa è successo, signora? Cosa è successo? Ci chiede non è successo addirittura. Signora? Rosso dallo medico di piedi. Ah, dallo specialista, sì. Sì, un pedofilo. Ma io ordinate scarpatoni. Ma non ci faccio niente, figlio mio. Non ci faccio niente. Così sto. Ma non mi giunca, Gesù Cristo mi giunca. No, signora, non pensi al peggio. Si goda la vita, si goda la sua salute, su via. Ma sì, signora. Signora, posso, noto in lei un qualcosa di veramente molto elegante, di nobile, Che le piace? Bellissimo questo anello, fantastico, stupendo, guardi, guardi. Questo guardi. Lo tengo di mano mio nonno. Ah, nel senso che lo ha ereditato? No, no, una giudaia da mano quando stia dopo. E se non ne faccio onesta, che faccio sta cosa, manco questo mi tocca, Capisco. Parenti sarpenti? Sì, come si dice. Ai mamma. Va bene signora, mi vuole dire di che cosa ha bisogno? Vediamo sì. Se posso aiutare io personalmente. Allora, signor presidente, se... Non sono il presidente, sono un dipendente, signora. Ma ti affacci di presidente, però. Ah sì? Ah, però. Non mi vedo tutti i soldi, sempre io qua. Allora, fammi vedere. Signora, perché gira così tanti contanti? Non lo sa che è pericoloso? Qui deve un comito io. Ma scusi, lei potrebbe per esempio avere una carta prepagata, no? Senti, speriamo che muoio prima! Che io questa carta non la do proprio! Ah, la capisco, va bene, non si preoccupi. Vedi di questa carta a me, vedi? Questa carta, vedi questa vediamo carta. Questa carta, vediamo. Sì. Mi ci mi arrivato, vedi? Ah, sì, sì, signora, guardi, seconda porta a destra, troverà il mio collega, avrà già risolto. Senti, non mi fare un cammino, muto, io non tengo problemi anche da diritto. Signora, io la comprendo, però se lei, guardi, seconda porta a destra, troverà il mio collega, mi avrà già risolto. Sì, ti viene un formi da malattia. Vabbè. Allora. È davvero incomprensibile, appunto. Poi le persone vengono qui, si lamentano. C'è qualcuno? Lo capisco, lo capisco. Sì? Mi dica. Allora, mi hanno detto di venire qua per questa carta? No. Sì, qua? No. Prima porta a sinistra, ragionier Ugo Spazzatipani. No, non è qua. Oh, destra e sinistra qua. C'è compromesso? Sì? Ma... Mi dica. Suo fratello mi ha detto. No, no, fratelli. E questa è la carta, vedi? No. Prima porta a destra, ragionier dragone. Ma qua è. Posso mangiare un dragone in me. C'è qualcuno? Sì, mi dica. Ma perché una faccia da lì di qua? Oh signora, la divisa è uguale. La carta qua è questa, vedi? Vediamo un po'. No. Ma qua siamo di cure. Vediamo su io. Vediamo su io. Vedi, questa carta qua, per favore. Sì. Signora, gliel'avevo spiegato. Prima porta a destra avrebbe trovato il mio collega. La toniera scassa di mani. Ma che ti pensi la sul bagnone io? Ho messo innaurata le ginocchia. Vedi, la carta. Va bene signora, l'importante è rimanere calmi. Ciao, calma io! Sì, lo vedo. Allora signora, facciamo così, lei mi fornisce gentilmente i suoi dati anagrafici e io vedrò di risolvere la questione. Ci vuoi i dati?
Mi dica nome e cognome, vediamo se la posso aiutare. Lo sapete un nome mio, che mi ha mandato a bolletta ogni 2 mesi. Senta signora, innanzitutto la bolletta non gliela mando io, e poi se vuole avere il mio aiuto faccia ciò che le chiedo, per cortesia. Mi dica, nome. Sì signore, Carminella. Carminella? Sì. Cognome? Scosciata. No signora, se lei viene qui credendo di burlarsi di me, di farmi perdere tempo. No, ehi, così il mio menciolo. A me, serve il cognome, a me serve il cognome. E si te devo fare, lì pensi non si ti non dico soprannome, non stavo di sentire. E secondo lei, signora, io in queste pratiche dovrei trovare una con il nome Scasciata. Scasciata, la S, Vanni, mi la trovi. Ah, beh, grazie, signora, lei vero. Veramente gli aiuto, guarda. Sì. Scasciata. Sì. Sì, certo. No, no. Signora, guardi, qui non c'è nessuna pratica per una signora scasciata. Non c'è? No, no. Allora senti mia, fanni una cosa. Sì. Vai nella R. Signora, sei scasciata con la S, perché dovrei andare alla R? Ce l'hanno scritto in italiano, no? Cioè? Rotto. Va bene? Oh. Vediamo. Abbiamo qui la signora ammalorata. Mi dà con male mia, vai innanzi. La signora fracassata. Passa via, passa via. La signora frantumata. La signora fratturata. Gira, gira la destra. Signora infranta. Mi è morta ieri. La signora lesionata. Vani, vani, sfasciata. Vani. Spaccata. Carminella rotta. Ho visto che non c'è. La signora Carminella rotta d'Aracale. Via Seggiri Metrovi. Sì, signore. Va bene. Signora, guardi, allora abbiamo risolto, la sua pratica è già risolta, abbiamo risolto. È risolto? Sì, non si deve preoccupare. Lei deve solo pagare e avrà finito. Ma cazzo, come di dire che voglio pagare? E allora, signora, cosa pretende? Ma ho fatto tanta via, a destra e a sinistra, come dire che voglio pagare? Signora. Io gli faccio una cosa. Sì. Stavo sola a casa io, non faccio lavatrici, non stiro. Una luce tenda tegno tutto il giorno sacrificato in occhi miei. Come è che mi sono arrivati 340 euro come 340 furbi, ma dite dai. Dite che non mi scendo pinnolo, non mi scendo. Non mi scendo pinnolo. Signora, lei la fa la lettura? Te giorno sì. E sera non ci dice proprio. Mi dicono gloria patria, che curco, che spoglio e a me. Signora, la lettura di un contatore di quanti kilowatt consuma? Allora, io non mi impizzo di assoso, un cazzo mi rompo un remore, che facciamo? E si vuole contatore lei. Vabbè signora, però mo scusa, ma sta a farci tutto sto casino, per gene, per 320 euro. Oddio, che buia, c'è conto giusto. Ma 400 euro più di pensione io. E beh, ti danno pure lo resto però, no? E la tua cosa come le faccio? Quale sono tu sta no, cosa? No. Signora, senti, mia mia, pagala, non ti preoccupare. Poi noi fra 6 mesi facciamo lo conguaglio. Se non è, torniamo i soldi a rete. E per 6 mesi io ormai mangio, no, non faccio contatore. Mami. Ma che ti pensi che va corrente io? Signora, non è colpa mia. Senti, pensano come la ho, io sta matta, non ce la faccio. Signora, lei può fare ciò che vuole, è libera di fare ciò che vuole, sì. Però si ricordi, non paga, entrerà all'Equitalia. Sono stata sempre in Italia io. Io ho 87 anni che sono in Italia. Sì. Ma poi faccio una cosa meglio, faccio. Divento extra comunitaria. Ah, beh, allora. Così mi passano un sussidio e sto pure buona, va bene? Sì, sì, signora, prima te ne vai. Prima te ne vai. Ma mo tu mi dici che a 87 anni pigli e cangi nazionale? 87 anni, sì, ci viene venuto l'Italia, sa ci ti dico? Sì. Parmi, ma mormorò, non va.